Buonasera e buon anno a tutti, buon 2012. Fra poco vedremo come la nostra regione ha festeggiato questo Capodanno, ma prima apriamo la pagina della cronaca. Un giovane è morto fuori da una discoteca a Bologna, il suo corpo è stato trovato all'alba. Vediamo. È stato trovato morto all'alba fuori da una discoteca alla periferia di Bologna. Il giovane, originario di Fabriano, nell'Anconetano, è stato notato da alcuni passanti in un campo verso le 5:30, nelle vicinanze dell'Estragon di via Stalingrado, nella zona del Parco Nord. Dopo la segnalazione sono intervenuti i paramedici di un servizio del 118 presente per il party di Capodanno organizzato nel locale. Hanno tentato di rianimarlo senza successo. Sulla vicenda indaga la polizia e il PM di turno, Alessandra Serra, nei prossimi giorni disporrà l'autopsia. A quanto si è preso, il giovane ha piccoli precedenti per assunzione di stupefacenti. L'esame servirà a capire la causa del decesso. Non è escluso che possa essere stato un abuso di alcol o droga. Sul corpo, ad un primo riscontro, non c'erano lesioni. Il giovane non aveva con sé documenti e quando è stato trovato non c'erano nelle vicinanze persone che lo conoscevano. È stato identificato attraverso un telefono cellulare rinvenuto poco distante. E intanto Lele Roveri, presidente della cooperativa Estragon che gestisce l'omonima discoteca, spiega in un comunicato che l'Estragon non ha nulla a che fare con la morte del giovane marchigiano, il cui corpo è stato trovato all'alba nella zona del Parco Nord di Bologna. Il giovane, dice Roveri, non ha trascorso la serata al party di Capodanno da noi organizzato e il cadavere non è stato trovato all'esterno del nostro locale né nel parcheggio di nostra pertinenza, bensì in una zona pubblica lontana diverse centinaia di metri. Si precisa peraltro, aggiunge, che sia in via Stalingrado che dentro il Parco Nord erano in svolgimento diverse feste di fine anno con migliaia di persone presenti. Ancora cronaca, sarà disposta probabilmente domani dal PM Alessandra Serra l'autopsia per fare luce sulla morte di due anziani coniugi trovati senza vita ieri mattina nel loro appartamento a Granaglione, nell'Appennino bolognese. Un'ipotesi al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini è che l'uomo, 89 anni, che soffriva da tempo di gravi patologie, sia morto di morte naturale e che la moglie di 84 abbia deciso di suicidarsi con un'iniezione, procurandosi un'overdose di farmaci. Sui corpi non c'erano lesioni né c'erano segnali di effrazione in casa. La porta era chiusa dall'interno. A trovarli era stato il fratello della pensionata. I due abitavano soli e non avevano figli. Ancora cronaca, la Digos indaga su un attentato incendiario alla sede modenese di Equitalia, avvenuto l'altra notte in via Emilia Ovest, quando è stato dato fuoco alle vetrine della sede al primo piano di una galleria commerciale. L'allarme è stato dato quando alcuni residenti della zona hanno visto il pavimento annerito. L'azione è di origine dolosa, secondo gli investigatori, ma si cerca di capire se vi siano tracce di detonanti o se si tratti di un semplice incendio. Nella galleria sono installate telecamere che potrebbero avere ripreso immagini utili alle indagini. I danni sono lievi, praticamente limitati all'annerimento di due vetrine. E un incendio che si è sviluppato probabilmente per cause accidentali ha distrutto poco dopo l'una della notte di Capodanno un'abitazione a Novellara nella Bassa Reggiana, in strada a San Giovanni. I danni ammontano ad alcune centinaia di migliaia di euro. Quando si sono sviluppate le fiamme, i componenti della famiglia erano assenti. Per stabilire le cause dell'incendio indagano carabinieri e vigili del fuoco. Apriamo la pagina dedicata al Capodanno. È Linda, la prima nata a Bologna nel 2012, primogenita di una coppia residente a Monterenzio. Il padre ha 30 anni, la mamma 34. È venuta alla luce 6 minuti dopo la mezzanotte al Policlinico Sant'Orsola e pesa 3,90 kg. All'ospedale Maggiore la prima nascita è stata registrata un'ora dopo, per la precisione all'1:08. Ed in tutta la regione si è festeggiato il Capodanno. Andiamo allora subito a vedere che cosa è successo a Bologna. 4, 3, 2, 1! Buon anno! Buon anno a tutti! Anche quest'anno molti a Bologna hanno deciso di salutare in Piazza Maggiore l'arrivo del nuovo anno. E il Capodanno a tutto gospel, firmato dal comune, è cominciato con buon anticipo sulla mezzanotte. La serata aveva preso il via con il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Comunale offerto dalla cooperativa Ansaloni. Alle 21:15 le chiese di San Bartolomeo Gaetano, Santissimo Salvatore e San Paolo Maggiore hanno ospitato tre grandi cori,
parte del progetto Bologna Gospel Jubilee, ideato da Paolo Alberti e Gilberto Mora e presentato dal Comitato dell'Antico Mercato di Mezzo, il Quadrilatero. E per l'occasione Coppa Adriatica, in collaborazione con i volontari di Padre Marella, ha organizzato punti ristoro all'uscita delle tre chiese. Poi Piazza Maggiore ha cominciato ad animarsi. Alle 23.30 i tre cori si sono riuniti sul sagrato di San Petronio formando il Bologna Gospel Jubilee Mass Choir, formazione di circa 90 coristi, che ha dato il via sotto la direzione del pastore Adam McDowell Jr. al concerto che ha accompagnato il pubblico nel nuovo anno. Fra i solisti Ronnie Jones e Knagui, la mezzanotte è stata assegnata, come tradizione vuole, dal rogo del Vecchione, al quale sono seguiti i fuochi d'artificio sparati da Palazzo d'Accursio. Quest'anno il Vecchione, alto 12 metri, era un palombaro battezzato il Raschiatore di Barile. Disegnato da Paper Resistance, nome noto nel mondo dell'illustrazione, ha voluto sottolineare così la crisi economica e morale, un barile ormai vuoto, specchio di una nuova e inquieta società politica e civile. E l'ultima notte dell'anno a Bologna è trascorsa tutto sommato tranquilla, senza particolari problemi di ordine pubblico. Erano circa 15.000 le persone in Piazza Maggiore al momento del brindisi e del tradizionale rogo del Vecchione. Il bilancio dei botti della polizia conta 7 feriti con codici 2, cioè di medio-bassa gravità. Tra gli ustionati anche un ragazzino straniero di 12 anni nel comune di Crevalcore, in condizioni ancora meno preoccupanti. Tra città e provincia sono stati 130 i servizi del 118 da mezzanotte alle 7.30, di cui 52 extra legati al Capodanno, 33 visitanti nel tendone presidio in piazza. Si tratta di casi lievi per ubriachezza o ancora di ustioni per petardi. 9 sono stati i malori, 26 ricoverati negli ospedali, altrettanti dimessi. Una cinquantina poi gli interventi dei vigili del fuoco per cassonetti in fiamme e altri piccoli roghi senza conseguenze. Ci sono state alcune zuffe nel centro storico dovute all'ubriachezza e presto sedate dalle forze dell'ordine. Verso l'una in Piazza Maggiore tre marocchini sono stati denunciati per lesioni dai poliziotti del reparto mobile. Con delle bottiglie rotte hanno ferito due russi dopo che era scoppiata una lite a causa di apprezzamenti fatti ad una ragazza. Uno dei due aggrediti è stato medicato per tagli ad una mano e al costato. I tre nordafricani di 26, 25 e 22 anni sono stati portati in questura per accertamenti. Nonostante l'ordinanza antivetro del comune, un'altra rissa con bottigliate è scoppiata poco dopo in Piazza Verdi, zona universitaria, ed è stata fermata dall'intervento dei carabinieri. E vediamo adesso altri festeggiamenti in altre località. Si è festeggiato anche al Cornalescale sull'Appennino bolognese, anche qui fuochi d'artificio, e c'è stata, come state vedendo, la tradizionale suggestiva fiaccolata sugli sci, grazie anche all'innevamento artificiale che ha consentito di rimediare alla scarsità di neve che caratterizza questo periodo sull'Appennino. C'è stato anche, state vedendo intanto i fuochi artificiali, poi c'è stata il tradizionale cenone con le specialità tipiche, anche qui brindisi e festeggiamenti. Qui siamo a Vidiciatico, molte le presenze turistiche per l'ultimo dell'anno in tutto il comprensorio. Tra i partecipanti alla festa dell'ultimo dell'anno a Vidiciatico anche Massimiliano Blardone, che avete visto nelle immagini, nazionale di sci, vincitore dell'ultimo slalom gigante di Coppa del Mondo in Val Badia. E a Ferrara, andiamo adesso a Ferrara. Come gli altri anni, il Castello Estense è stato il protagonista assoluto della lunga notte di San Silvestro. Il 2012 è stato accolto da uno show con fuochi pirotecnici lanciati dal fossato, dalla torre e dalle balconate del castello, alternati da vortici di luce che hanno avvolto il monumento, simbolo di Ferrara, e accompagnati dalla colonna sonora degli artisti che hanno partecipato alla serata. E a Rimini, con enfasi tutta romagnola, l'hanno modestamente chiamato il Capodanno più lungo del mondo. Il suo bilancio nel primo anno senza la tradizionale diretta Rai è stato positivo. Tutto esaurito, i vari spettacoli in diversi luoghi della città, e 40.000 persone, ha stimato l'assessore comunale al turismo, in piazzale Fellini hanno seguito la performance di Franco Battiato. A mezzanotte poi, inoltre, dalla spiaggia sono levati i fuochi artificiali e all'unisono c'è stata una cascata di coriandoli colorati dal palco sul pubblico. La
capitale del turismo di massa è partita con largo anticipo il 1° dicembre. Il suo capodanno più lungo del mondo finirà solo il 6 gennaio dopo 50 appuntamenti con una Befana che arriverà dal mare. Era qualcosa di più di un esperimento, era una vera e propria scommessa. Oggi possiamo dire di averla vinta sia in piazza che nei teatri che sui media, ha commentato il sindaco Andrea Gnassi. E nel pomeriggio si è svolto a Bologna, nel Salone del Podestà di Palazzo Renzo, il Gran Ballo di Capodanno. 200 danzatori in costume hanno eseguito quadriglie francesi, valzer austriaci e danze di coppia figurate dell'Europa centrale. I danzatori sono membri della società di danza diretta dal maestro Fabio Mollica, fondata a Bologna nel 1991 e adesso presente in 29 città italiane. Ad ogni ballo sono stati ammessi 400 spettatori, tutti muniti di regolare invito. In nome di Dio scongiuro tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche, mettete al primo posto del vostro impegno l'accesso dei giovani al lavoro. L'appello rivolto dal cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, nell'omelia del Te Deum di fine anno celebrato nella Basilica di San Petronio a Bologna. È entrato in crisi il sistema etico-culturale, non solo economico, ha detto ancora Caffarra. Sentiamo le sue parole. Il grave travaglio che stiamo vivendo non ha la sua origine ultima nel mercato o nei suoi meccanismi, come se il suo sviluppo comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. Ha la sua origine nell'aver pensato che l'unica forza motrice della produzione delle ricchezze fosse e dovesse essere il proprio esclusivo interesse privato. È la concezione individualista dell'uomo che sta alla base del nostro sistema economico la causa ultima della situazione in cui ci troviamo. La sapienza della Chiesa ha sempre proposto di tenere presente il peccato originale anche nella interpretazione dei fatti sociali e nella costruzione della società. All'elenco dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo, in questi ultimi mesi in modo particolarissimo, anche quello della economia. Non è entrato quindi, cari fratelli e sorelle, non è entrato in crisi un sistema economico semplicemente, ma un sistema etico-culturale. Bisogna prenderne coscienza e rispondere a questa provocazione. Comincia il 2012, allora andiamo a vedere questa intervista alla vicepresidente della Regione Simonetta Saliera, che spiega quali sono gli obiettivi di questo anno e fa anche gli auguri agli emiliano-romagnoli. Vediamo. Quali sono gli obiettivi di questo 2012 che è appena cominciato? È un periodo difficile, come sappiamo. Stiamo vivendo un periodo molto complicato. Famiglie che, oltre a sentire che è un periodo difficile, vivono anche un tempo triste. La crisi, i morsi della crisi lacerano la carne. La regione è vicina ai cittadini e quindi investe tutto il suo bilancio per l'anno 2012 in equità, in maggiore equità sociale, nell'alleviare le sofferenze e soprattutto ancora azioni per avviare il motore della crescita e dello sviluppo, creare posti nuovi di lavoro, creare un senso di fiducia verso il futuro e soprattutto la speranza di un lavoro certo
e stabile. Questo lo stiamo facendo con comportamenti responsabili, di grande rigore, cercando l'unità e non la divisione. Soprattutto coesione fra il mondo sia pubblico sia il mondo produttivo che associativo. Dobbiamo essere uniti per riuscire a trovare le soluzioni giuste per superare questo momento difficile. Qual è l'augurio che fa agli Emiliano Romagnoli? Un augurio di buon anno e che sia un 2012 di grande impegno e di grande serenità per tutti. Ed ora vediamo adesso che cosa si augurano per questo nuovo anno gli Emiliano Romagnoli. Vediamo. Che cosa augura per il 2012 per lei e per gli Emiliano Romagnoli? La pace per gli Emiliano Romagnoli e la pace per l'Italia e per tutto il mondo. Che Monti faccia il miracolo! Quale augurio? Beh, che sia un anno importante per la crescita di questo paese. Quale vuole che sia, che l'Italia ritorni un po' a andare avanti, insomma. Che stiamo tutti in pace, fra noi. Che sia migliore di quello passato. Salute a tutti. Tanta salute e pace. Che cambi un po' tutta la storia, perché qua a Bologna non è che sia benissimo al momento. Insomma, speriamo che questo periodo di crisi passi al meglio e che ogni persona cerchi di fare il possibile. Direi sicuramente molta serenità e insomma sicurezze di lavoro per tutti. Un po' di fortuna, un po' di felicità, insomma un anno migliore per tutti, speriamo. Cioè sì, un anno buono, anche se non si presenta proprio buono buono. Un buon anno, che vada tutto bene le cose. Ah, che venga fuori da questa crisi che piangiamo tutti, avere bisogno di un po' di sicurezza per la famiglia che non ce n'è più. I nostri stipendi purtroppo non vanno più avanti, così non si può comprare più niente. Che vada meglio dell'anno scorso. Sicuramente che tutti siano un po' più sereni, perché non è stato un anno eccezionale, quindi soprattutto che la gente possa avere lavoro e con quello appunto essere sicuri. Ma speriamo un 2012 sereno e con meno tensioni, sia finanziarie, ma anche di stare bene noi fisicamente. Speriamo che ci ricarichino meno di tasse. Che sia un bel 2012 e che paghiamo poco di bollette, perché io ne pago tante. Ma per il 2012 auguro solamente serenità e diciamo una ripresa economica, perché le cose non è che vadano granché bene. È un augurio di tanta salute e poi si vedrà, e felicità a tutti, poi si vedrà. Un augurio è quello di serenità per tutti e mi auguro di attraversare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti insieme. E anche da parte della redazione di TV, del personale tecnico, tanti auguri di buon anno a tutti voi. Arrivederci.